sono buone notizie sull'installazione della condotta termica. È andato tutto bene, meglio di quanto pensassimo. Io l'avevo detto. E non è finita. Mentre ci interfacciavamo con i condensatori di ESO, la nostra signorina Daniels ha avuto un'intuizione. Adesso non esageriamo. Lei e Donnelly hanno pensato a dei miglioramenti teorici del progetto del condensatore. Io e Ida abbiamo analizzato il tutto, documentando le conclusioni. Il nostro nucleo è troppo compatto per essere modificato, ma forse potremo aiutare gli ingegneri del crucibolo. Potrei trasmettere loro i dati. Procedi pure. Agli ordini. Siete stati in gamba. Comandante. Comandante. Tutti i sistemi di propulsione funzionano correttamente. Comandante. Come va, Javik? Parte dell'equipaggio vuole stringere amicizia con me. Io non sono qui per questo. Ho bisogno di lavarmi le mani. Questa nave ha molti residui. Cioè? L'ho esplorata a fondo. Ci sono ancora le tracce dei precedenti occupanti della Normandy. Ho rilevato una femmina umana. La sua struttura genetica era innaturale, come se fosse stata creata artificialmente. Parli di Miranda? E un Drell. C'era un difetto in lui. Tain. E il Krogan che abbiamo incontrato. Abitava in questi alloggi. Stava subendo una metamorfosi. I suoi ricordi erano confusi, disomogenei. La sua mente era un groviglio di pensieri turbolenti. Non riesco ancora a capacitarmi di come tu riesca a leggere queste informazioni. Per noi era naturale come respirare. I prodigi dell'evoluzione. Per i nostri scienziati era l'unica forza che contava nella galassia. Lo chiamavano imperativo cosmico. I più forti hanno sopraffatto i più deboli. I governi del vostro ciclo, invece, vogliono garantire la sopravvivenza di tutte le specie. Questo concetto era solo una teoria dei vostri scienziati oppure sono riusciti a dimostrarlo? L'universo l'aveva già dimostrato. A loro è bastato osservare la realtà. E cosa hanno scoperto di preciso? Che l'estinzione è la legge che governa il cosmo, l'ordine naturale delle cose. Le specie più deboli non sopravvivono. I forti sono tenuti a difendere i deboli, altrimenti sarebbe l'anarchia. Ma i deboli senza nulla da offrire sarebbero comunque eliminati. Quindi il conflitto è nella natura delle cose. È l'evoluzione a imporlo. I forti progrediscono dominando i deboli. È per il bene comune. Dubito che la tua Asari approvi le mie idee. Liara? Forse si era fatta un'idea un po' diversa di voi, Protean. Siamo tutti il prodotto del nostro tempo. Se fossi nato in questo ciclo, forse sarei il nobile sapiente che lei si immaginava. Perché? Ti piacerebbe? È una vita completamente diversa. Non saprei. Io ho trascorso la mia sui campi di battaglia, a mietere vittime. So quanto sia difficile ragionare fuori dagli schemi. Sono gli unici schemi che abbia mai conosciuto. Ne sono modellato, come la pietra è modellata dallo scultore. Non è la pietra a decidere la forma che assumerà. Io e te, comandante. La guerra è il nostro scultore e anche il nostro carceriere. Non per molto. Quando vinceremo questa guerra, saremo entrambi liberi. Grazie, comandante. Ho assistito alla morte di un razziatore. Non mi capitava da molto. Spero che sia solo la prima di una lunga serie. Sì, la guerra continua. Io avrei accettato l'offerta dei Salarian all'insaputa dei Krogan.
Moralità e amicizia non hanno importanza. Gli alleati non sono altro che risorse da usare contro i razziatori. Se i Krogan vogliono vendicare il proprio passato, non badare alla loro sterilità, vanno distrutti senza esitazioni. Nel frattempo, saranno dell'ottima carne da cannone per i razziatori. Non badare alle opinioni altrui. Fa quello che devi fare. Non badare alle opinioni altrui. Fa quello che devi fare. Non badare alle opinioni altrui. Fa quello che devi fare. Che stai combinando ora? Sto trasferendo ai Turian i dati del razziatore distrutto. Stanno cercando di individuare i suoi punti deboli. I nostri dati dicono che le migliori navi dei razziatori, come la Sovereign, hanno un design particolare. I loro incrociatori più piccoli, invece, hanno delle somiglianze. Quello era piccolo? Sì, relativamente. Le navi d'attacco a terra sono alte solo 160 metri, mentre la Sovereign era alta circa 2 chilometri. Ok, continuiamo a parlare con i Turian. Se c'è una crepa nella corazza del razziatore, dobbiamo saperlo. Salve, Shepard. Salve, Shepard. Segni vitali? Il razziatore eliminato dal divoratore sembra essere totalmente inerte, dottoressa. Sarebbe opportuno inviare delle squadre per accertarsene. Questo è fuori discussione. Ordina ai Krogan di stare alla larga. La xenofagia è stata curata. Ora i Krogan non hanno più motivo di tirarsi indietro, giusto? Vrex sa quel che fa, ma riuscirà a tenere i Krogan sotto controllo? Oppure assisteremo alla nascita di un nuovo impero Krogan? Eva sta organizzando le femmine Krogan. Non è da meno delle migliori matriarche che ho conosciuto. Questa volta i Krogan non resteranno ai margini come è successo dopo la loro rivolta. D'ora in avanti avranno un ruolo di primo piano nelle vicende della galassia. Spero che i Krogan siano all'altezza del loro glorioso passato, e nel senso buono. Pronta alla prossima missione? Pronta alla prossima missione?
ho trovato qualcosa. Salto supersonico completato. Evasione completata. Razziatori elusi. Segnale confermato. Salto supersonico completato. Evasione completata. Razziatori elusi. Evasione completata. Razziatori elusi. Ho trovato qualcosa.
Salto supersonico completato. Evasione completata. Razziatori elusi. Salto supersonico completato.